Buonasera e benvenuti in questo nuovo incontro. Fino ad oggi abbiamo sempre parlato di assetti standard. Oggi invece vi vorrei parlare di un assetto magnum, quindi un livello di potenza e di spinta superiore, è un tipo di bossolo 70 Sensic, che è il classico 70. Un assetto che non è tanto comune da usare nella caccia di ogni giorno, ma può essere utile quando facciamo caccia alla lepre, alle anatre, alle oche, a selvaggine di grossa mole, resistenza ai colpi e anche per tiri importanti. Questa cartuccia di magnum che vi vengo a proporre è fatta con polvere SP2. La polvere SP2 è una polvere che nasce per la regata, ma data la sua estrema progressività è stata utilizzata con successo soprattutto per i piccoli calibri 28 e 36, e si è visto che anche nel 12 è buona per fare cartucce semi magnum e magnum. Questo in particolare è un assetto magnum di 57 grammi addirittura, quindi bello tosto. Come piombo ho scelto il 4 nichellato, che è un piombo bello grosso, in grado di fermare bene una lepre, un'anatra, un uccello di grossa mole, anche a distanze importanti. Quindi questa cartuccia è fatta anche per tiri oltre 40 metri. E, ho avuto modo di provarla e devo dire che è veramente ottima. Vediamo un pochettino com'è fatta. 12,76 bossolo, 688 l'innesco che ho scelto, T5 è il tipo di corazza, quindi il tipo di bossolo, che ovviamente è fatto per la cartuccia magnum. 2,55 di SP2 per 57 grammi di piombo 4 nichellato. Come borra abbiamo utilizzato una Z2M15 della Baschera e Pellagri, e abbiamo chiuso il tutto uno stellare a 64,5. Questa cartuccia ha sviluppato, si è vista una pressione di 380 metri, una velocità a un metro di 380 metri al secondo e una potenza massima di 790 bar, quindi comunque è una cartuccia molto equilibrata. Questi sono i valori che mi hanno dato. Non è una cartuccia che ho inventato io, quindi non avendo certezze, come sempre, vi incito e vi sprono a farla bancare prima di utilizzarla. Come sempre, declino qualsiasi responsabilità, soprattutto quando si ha a che fare con questo tipo di munizionamento. E mi raccomando, ragazzi, che va sparata solo ed esclusivamente in fucili calibro 12, camerati 76. Non utilizzateli in fucili che hanno camera di scoppio più piccola del 76, solo armi magnum. Mi raccomando, ragazzi, questo è fondamentale per la vostra integrità fisica. Ok, vi ricordo sempre la mia email, impariamo a caricare chiocciolibero.it. Ringrazio l'amico che mi ha passato questo assetto e che mi ha dato il consenso di poterlo divulgare. E vediamo, procediamo un pochettino al caricamento. Dunque, io ho voluto risparmiare tempo, tanto oramai le fasi della pesatura le conoscete. Andiamo direttamente al sodo e abbreviamo un pochettino i tempi. Per prima cosa, controlliamo che il bossolo è vuoto, ed è vuoto. Mettiamo la nostra polvere già pesata, sono 2,55 di SP2. Caricamento molto semplice. Sulla polvere mettiamo questa borra, Baschera e Pellagri Z2M15. L'appoggiamo. E adesso il piombo, anche questo è già pesato, 57 grammi. Piombo nichellato del numero 4, come potete vedere. Perfetto. La cartuccia era pronta ad essere chiusa. Come per la chiusura, ho utilizzato la mia solita macchinetta con una bobina T2 dell'OMD e il crimpatore sempre OMD. Ok.
Passiamo adesso alla chiusura. La prima cosa crimpiamo. Stellare nota perfettamente come previsto a 64,5. Anche questa cartuccia è pronta per essere sparata. È davvero bella, davvero molto potente e può esservi molto utile soprattutto in queste cacce impegnative. Io penso che è un'ottima seconda canna, terza canna da utilizzare in varie situazioni, laddove è permesso anche nelle zone umide, ammesso ci siano ancora zone dove si possa utilizzare il piombo. Ricordo nuovamente l'assetto SP2 calibro 12 Magnum 12,76688, basso l'OT5 2,55x57, piombo 4 nichellato. Stellare a 64,5. Ricordo una cartuccia Magnum, vi raccomando sempre di fare sempre attenzione, declino sempre la responsabilità sull'uso. Un saluto speciale, arrivederci alla prossima. Ciao!